cioè se ti sta facendo capire qualcosa del gioco, allora la merita. Nicola ci chiede: ciao Alone, buonasera. Ho sempre visto il media scritto come una sorta di barriera. Scrivere bene non è cosa da tutti, trasmettere le proprie sensazioni scrivendo ancora meno. Il video è diretto e apparentemente a portata di tutti. Pensi che in qualche modo il fatto che non vi siano vere e proprie barriere possa rischiare di dar luce a chi non la merita e oscurare chi dovrebbe risaltare? Cosa ne Beh, pensi di questo? ma è difficile questo perché chi non la merita? Cioè, se, come dici tu, Nicola, riesci ad avvertire delle sensazioni migliori in quello che ti comunica qualcuno, cioè se ti sta facendo capire qualcosa del gioco, allora la merita la luce, questo qualcuno, no? Quindi è un po'. È vero quello che dici, che non è da tutti scrivere bene, non è da tutti comunicare bene le proprie sensazioni in una critica, no? Nella descrizione, nell'analisi di un prodotto. Secondo me, anche con il tentativo di usare un linguaggio super tecnico, super preciso, addirittura molto raffinato, che non è detto che siano le strade migliori per comunicare veramente le sensazioni più importanti su un videogioco a un altro appassionato videogiocatore. Quindi sì, questo tipo di difficoltà qua c'è sicuramente. Se qualcuno riesce, senza avere questo tipo di capacità, ma riesce in un video a farti capire cosa pensa del gioco e a interessarti in questo, secondo me se la merita quella luce.